Ehi, Sam. Maledetto ubriacone. Svegliati, Sam. Svegliati! C'è uno fuori che ti cerca. Ha piantato in terra una croce con il tuo nome sopra e la data di oggi. Ehi, Sam! Lascia perdere di bere. Quello cerca te. Ma sei proprio sicuro? Glielo puoi domandare. Cercavi me? Tu sei Sam Hawkins. Certo. E allora?
Allora cercavo te. Io scommetto $100 su quel ciccione. D'accordo, io mi prendo il ragazzo. Hai vinto, Rob. Ecco i tuoi $100. Come sempre hai visto giusto. Andiamo, caro. Si è fatto tardi. Salve, signore. Signor Murdoch, i conti. Un momento, Ross. Sarebbe bene sistemare i nostri affari. Certo. Quando vuoi. Allora prepara i conti. Ci vediamo stasera a casa tua. D'accordo, Rob. Ti aspetto. Ah! Non ho mai visto tuo fratello perdere. Quanto vuoi per fare una croce? $1. Fammene una. Che data? Oggi. Che nome ci vuoi sopra? Howard Rose. Ah, allora te la faccio gratis. Quest'anno non ti sei dato molto da fare, Ross? C'è stata una forte moria tra le bestie. Tu lo sai, no? Sarei chi mi è sembrato d'aver veduto oggi. Gianco. Bella. Molto bella. Cerchiamo di non perdere molte bestie quest'anno, Ross.
Madame? Schifoso. Non fare tardi, caro. Non ne vale la pena per un uomo come lui. Ora soffre anche di incubi. Buonanotte. Django. Non è stato un incubo, Ross. Allora era vero. Sono contento di vederti. Anche Sam è stato contento. Sì. Ho saputo di sé. Ma vedi, io ti voglio spiegare. Non c'è niente che debba essere spiegato. Ascolta, Django. Lasciami dire, non è, vedi, come tu puoi pensare. Io... Django! Django, dove sei? Ascolta. Django! Sono qui, Ross. Fermati! Ehi! Ma dove sei? Django, aspetta. Ti voglio spiegare. Senti. Aspetta. Aspetta, Django. Perché non mi vuoi credere? Nessuno mi crede. Eppure io sono innocente. Innocente, capisci? Mi senti? Innocente! Sono qui, Ross. Ti aspetto. Thank you.
Buongiorno, Ross Howard. Vattene! Vattene! Tu sei morto! Vattene! Quando è successo? La sera stessa, dopo la sua partenza. Anche il signor Ross, come il signor Hawkins, era stata preparata in precedenza una croce. Allora, era vero. Andate. Williams! Williams! Eccoti $5,000. Sono per la mandria di Howard Ross. Ma è sicuro che la signora vorrà vendere? Non ti preoccupare, Williams. Vedrai che la vedova se ne sbarazzerà. Conosco bene quel tipo di donna. E non pagarle più di $5 al capo. Cinque. Tieni, Brett. Trova altri 20 pistoleri, gente decisa. Andate. Ehi, Brett, riunisci ad Dirty City. Cerca di fare presto. Va bene, capo. Non dovresti stare con tuo marito. Marito? Di che ti lamenti? È un pazzo. Ecco quello. Un pazzo. Questo non dovrebbe farti troppo dispiacere. Credo che sia la prima volta che tu ti guadagni dei soldi onestamente. Accettando di sposare mio fratello, hai fatto certamente un affare molto vantaggioso. Anche tu? Ti ho tolto il disturbo di fare da balia a un paranoico. Ed è proprio di questo che volevo parlarti. Nei nostri patti si era anche accennato a dei dollari.
Buonasera a tutti! Ciao, William! Ragazze, eccomi qua! Ho fatto un mucchio di chilometri! Grazie, care fanciulle! Ehi, capi, ci vuole molto alla vedova per venderci la mandria! Personalmente vorrei che si fosse già decisa, ma disgraziatamente ha detto che vuole pensarci ancora sopra! Cara dai, signora, come sta? Io. No, questa non te la posso dare! Oh, è un pensierino per una cara amica! Ehi! Quelli sono per me, vero? Ciao. Che cosa? Ehi, capo, allora? Speriamo che si decida il più tardi possibile. Se non si preoccupa lui che è il capo per voi. Ci ho portato un regalino. Oh, grazie. No. Non avere fretta. E allora prendiamo. Va bene, preparalo. Intanto vado a cambiarmi. Fa così caldo. Ah. La 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 la. È un pensiero gentile. È un peccato sprecare un così buon vino. Tu non bevi? No. Questi non ti servono più. La vedova Ross ha già venduto la sua mandria. Ma non ti preoccupare, te ne lascio la metà. E l'altra? Di al tuo padrone che l'altra metà gliela riporterò io. Ma chi sei? Chi sei? Dove vai ora? All'inferno. E ti assicuro che non ci si sta bene. Ehi, straniero! Straniero, il nostro caro signor Williams ci ha raccontato una strana storia. Molto strana. Ci ha parlato di certi dollari che sono stati strappati. Questi? Non sono tuoi quelli, capisci? Poche storie, fratello. Ce li devi ridare, altrimenti... Te l'ho già detto, Williams. Per quanto riguarda l'altra metà, gliela consegnerò personalmente.
Cos'hai, Brett? Ti ha morso Giuseppe? Qui ci sono $1,000 da conto, Roland. Ho bisogno di te e dei tuoi uomini al più presto. Ce ne saranno 1,000 a testa. Presentatevi al signor Murdoch a Dirty City. Avete sentito, ragazzi? Ci aspettano $1,000 a testa a Dirty City. Quella serpe di Rod Murdoch. Simpatico, vero? Ti dai denari, tutto sorrisi, e all'improvviso ti pianta in balia di 4 assassini. Ehi, Django, aspetta! È scappato veloce come se l'avesse morso una tarantola, il duro Murdoch. E questi, non contenti, si sono presi anche i miei soldi per ingannare l'attesa. Ehi! Lasciami riprendere il denaro. Aspettami!
lasciarmi! Devi spiegarmi, Django! Ma aspettavano te. Se tardavi ancora sarei impazzita. Tu sei Alida, vero? La moglie di Hugo. Così impari a tenere la bocca chiusa. Chi sarà quel tipo? Il fratellino del signor Murdoch. Così imparerà a parlare troppo. Hai visto, Bill? Quello è il nostro nuovo padrone. Ehi, sceriffo, lei deve fare qualcosa. Certo, ha ragione. Le nostre donne non possono più uscire di casa la notte. Il paese è pieno di pistoleri e si ubriacano come porci. 2 settimane fa Murdoch si è trasferito qui dalla sua villa. Poi sono cominciati ad arrivare una quantità di brutti ceffi. Perché? Ci sono dei nemici, così ha detto Bretti, il suo uomo. Il nemico è lui, Murdoch. Non gli basta essere il padrone e averci dissanguato con le sue percentuali. Noi siamo tutti d'accordo. Lei li deve cacciare via tutti quanti. O dovremmo cercarci un altro sceriffo? Dobbiamo agire subito, sceriffo. Portatelo via. E niente commenti. E se lo sa suo fratello? Ah. Chi ha ucciso quell'uomo, signor Murdoch? Chi è che fa tante domande? Io, signor Murdoch, rappresento la legge a Dirty City. È così? Certo, è proprio così. È ora di finire. Lasciateci in pace una buona volta. Adesso la legge è morta! Via, fuori di qui, tutti! Andatevene! Via, via, ho detto! Via! Presto, Brett. Buono. Stia buono, signorino. Stia buono. Fermo. Buono. Non riusciamo a calmarlo. C'è un solo sistema. Thank you.
perché sei ritornata. Dove sono i miei uomini? All'inferno. Andatevene. Non ti preoccupare, Yuk. Ti starò vicino. Dirty City non dovrebbe essere lontana. Ho promesso a Brett di essere là al più presto possibile. Cos'è, bestiame? Fai entrare in quella tua zucca, che questo è un affare pulito. Chiaro? Affare pulito? E allora noi che c'entriamo? Oh. Andiamo, su, andiamo! Ho fatto un affare pulito. Ci deve essere una tagliola da queste parti. Forse abbiamo trovato la cena, andiamo a vedere. Ehi, lasciate perdere, ragazzi. Accidenti a voi, maledetti. Fate attenzione, dovrebbe essere vicina. Eccola! Accidenti, è vuota. Ve l'avevo detto, lasciamo perdere, andiamo. Era qui un momento fa. Guardate, c'è ancora del sangue. Novembre. Ma è la data di domani. Voglio quel maledetto che ha fatto questo scherzo. Devi trovarmelo. Sono molti quelli che avrebbero potuto fare una cosa simile. È stato uno solo, stai pur certo, Brett. Ma non so nemmeno che faccia. Se avrai l'occasione di trovartelo di fronte, lo riconoscerai subito. Gli uomini che ti ho detto di prendere? Alcuni sono già qui. Aspetto gli altri quanto prima. Vai. Salve, Bill. Certo che il paese è poco ospitale. Salve, Frank. Ma il whisky è buono.
Ah, ma troppo caro. Io mi sto annoiando. Presto, ragazzi. Dobbiamo trovare un uomo. Un tipo allegro, pare. Sono anni che non vedo un tipo allegro da queste parti. È proprio vero che nella vita non si smette mai di vedere cose nuove. Ma chi è? Non lo so. Dove lo troviamo? Niente di niente. Io so solamente che si diverte a fare croci di legno. Ma come vi ho detto, non so altro. Avanti, ragazzi. Cercatelo nelle case, nelle stalle, dove volete. Basta che me lo portiate. Ehi, tu, straniero. Sai adoperare una pistola? Sì. Vuoi guadagnare $1,000? No. Che fai? Semplici croci, come vedi. Andiamo, ragazzi. Semplici croci. Qui non sembra che siano stati tagliati dei tronchi. Sei fortunato, uomo. Prendi i tuoi ferri e vattene. Ma io qui ho tutto. Fila. Te ne devi andare, non ti basta? No, fila. No. Oh no. Quello no. Per favore, quello no. No, per favore. Sì, certo. Me ne vado. Sì, me ne vado. Non c'è bisogno che prendi tutta la casa, donna. Ci serve campo libero per stanare un bastardo. Andiamo, muoviti. Sì, sì. Muoviti. Vattene. Hai voglia di discutere ancora? Clay, hanno detto che può tornare. Su. Dai, monta. Ti fai il vuoto intorno. E poi? Almeno lo vedremo meglio.
l'hai veduto, vero? Se è lui che cercate, certo che l'ho visto. E se pensate di prenderlo così, mi dispiace molto, ma ho idea che perdiate il vostro tempo. Tu credi? Ho già 30 uomini con me e ne sto aspettando altri. Vedrai che non mi sfuggirà. Ci siamo allontanati pure troppo dal paese. Qui non troveremo nulla. Andiamocene. Ehi, là c'è una casa. Per me è lo stesso uomo. Ne sono certo. Ma che vuole? Nessuno ne sa nulla. Io non faccio domande, finché vedo tanti di questi. Ho messo uomini dappertutto. Sei in paese, non ci sfuggirà. Può stare tranquillo, signor Murdoch. Tranquillo? Ma se ha fatto tutto quello che ha voluto? Pistoleri, si sono fatti giocare come pivelli. Tieni gli occhi aperti, Brett. Deve avere un complice. Brett. Ci sono $1,000 per chi lo prende. Ma perché ti cerca? Il grande Murdoch costretto da un'ombra a ballare sulla corda. Di un po', perché non te ne vai? Un contratto è un contratto. Inoltre non voglio perdermi lo spettacolo finale. Alida, questo dove va? Aspetta. Vedi, Hugh, con un po' di pazienza, tutti i pezzi vanno al loro posto. E il gioco è risolto. Mm.
Che ti prende? Ho sentito un rumore. Ma sta zitto. Tu vedi ombre dappertutto. Beh, può succedere, no? Ti sei dimenticato di quello che ci ha detto il messicano? È apparso così, all'improvviso. Ehi, hey Evans. Di un po', dove hai trovato quella bottiglia di whisky? Un vero tesoro da queste parti. Non sono cose per te, amico. Sono 8 mesi che stiamo a gola asciutta. Chiedilo ai nordisti che teniamo bloccati. Te ne daranno un fiume se li fai passare. Preferisco diventare astemio. Django, ti rovini gli occhi a leggere tanto. Guarda che abbiamo trovato. Accidenti. Ma è di prima qualità. È un sogno vederne una dopo tanto tempo. Ci facciamo una bella bevuta insieme, eh? È tanto che non si beve un goccio decente. Pensavamo d'offrirla ai signori ufficiali. Ah, gli ufficiali? Sì, hai avuto un'ottima idea. Su, andiamo. Capitano Ross, maggiore Murdoch. Ma dove sono andati? Ma non c'è nemmeno il tenente Hawkins. Hanno portato via tutto. Ci hanno abbandonati. Non capisco. Che vuol dire tutto ciò? Collins, dov'è? Collins! Collins! Dovrebbe essere di guardia. Collins, dove sei? Ehi, Collins! Il pugnale del Murdoch. Ci hanno traditi. Ma perché? Ma perché? Avvertiamo gli uomini, presto! Evans! Oh. Evans, rispondi! Evans! Oh. Allarmi! Thank you.
Possiamo stare tranquilli, maggiore. Non vi preoccupate. Sono tutti morti. Sono qui. A voler credere agli uomini che ti danno la caccia, parlano di te come di un fantasma. Chissà, forse hanno ragione. Siamo soli in casa. Gli uomini sono tutti in paese. Tieniti fuori da questa storia. Lascia che ti aiuti. Murdoch è pieno di dollari. Ce n'è per tutti e due. Ti ho già detto che non mi interessa il denaro. Ma che ci compri con la vendetta? Maggiore Murdo. Mi ci sono voluti 16 anni per ritrovarti. Maggiore Murdoch. Volevo consegnarti questa. Ti ricordi ancora del soldato Evans? Bravo ragazzo. Tutti bravi ragazzi, i tuoi uomini, maggiore Murdoch. Amavano molto i loro ufficiali. Sono morti da soldati. Al loro posto. Ma non sapevano che i loro ufficiali non erano lì a vederli morire. Li avevano traditi. Traditi! Mi senti bene, maggiore. Loro pensavano di essere dei bravi soldati. Non sapevano, non hanno mai saputo. Morirai lentamente, Murdoch.
tante volte quanti erano i tuoi uomini. E io ti vedrò morire. Ti vedrò morire lentamente. 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 Controllate da questa parte. E occhi aperti, mi raccomando. Questo ha intenzione di farti stare in piedi tutta la notte. Ma tu ci credi ancora a questa storia? Certo che ci credo. Se non ci fossero in ballo tutti quei dollari promessi. Mi piacerebbe vedermi in faccia questo tipo. Io a mio fratello ci tengo. Non mi ha mai fatto mancare nulla e vorrei aiutarlo. Lo aiuti se non combini altri guai. Lo so che mi ritenete tutti uno stupido, ma io ho pensato molto a questa faccenda e credo, anzi, sono sicuro di aver trovato la soluzione. Tu avresti trovato la soluzione? E quale sarebbe? Senti, quell'uomo, quello che lo cerca, se noi gli offrissimo del denaro. Non è della nostra razza. Non ti fare illusioni. Che vuoi dire? I soldi non gli interessano. Dipende dalla quantità. I soldi interessano a tutti. Ma che scherzo è questo?
Nessun uomo potrà mai rifiutare tanto denaro. Io porto questo nella chiesa e rientro in casa. Tu cerca il tuo amico. Può prendersi tutto. Basta che se ne vada. Solo. Non ti preoccupare, non ti lascerò mai. Stai attento un'altra volta. Era uno dei nostri. L'avidità rende ciechi gli uomini. Sera, signora Murdoch. Sera. Vorrei sapere cosa c'è sotto tutta questa storia. Non mi piace affatto. E poi un uomo solo contro tanti. Chi sei? Ma è un pupazzo. Che significa? Era un mio amico. Abbastanza di tutta questa storia. Va a finire che uno per volta ci lasciamo le penne tutti quanti. Ci conviene restare tutti uniti. Non sei d'accordo tu? Ma comunque io preferisco rimanere insieme agli altri. Cosa è successo? Maledetto è stato lui. Per questo non c'è più niente da fare. Aiutami, apriamo. Giocati come imbecilli. Che facciamo, Brett? Prendi degli uomini e butta sotto sopra tutto il paese. Forza. Ma trovalo, Frank, e portamelo vivo. Contaci, Brett. Thank you.
Ti stavo cercando. Non puoi continuare così, ti uccideranno prima o poi. Ci sono 50.000 dollari d'oro nella chiesa. Prendili e sparisci. Vattene. Perché non li prendi tu? Non è quello che vuoi. Non ora. Non saprei che farmene da sola. Non muoverti, grand'uomo. Vigliacco. Ecco la sua pistola, solo un trucco. Ha rifiutato il denaro. L'hai visto anche tu. Voglio fare un bel regalo a mio fratello. Bravo, Hugh. Molto bravo. Scommetto che tutti ti ritengano un buono a nulla. Ma non è vero. Degli uomini di tuo fratello sei l'unico intelligente. L'unico in gamba. Vero, Hugh? Ma questo lui non lo sa. Mentre io invece avevo un gran timore di te. Come vedi, i fatti non mi hanno deluso. Bravo, Hugh. Bravo. Basta! Basta! Sta zitto! E non guardarmi. Non ti voglio guardare. Cammina. Basta la vita! Questa è la sua pistola. L'ho disarmato. Che aspettate? Questo è il suo sangue. Il suo sangue. L'ho ferito. Venite con me. Ehi, presto, presto, avanti. Ehi, uscite tutti fuori. Non è un fantasma, guardate. Guardate, l'ho ferito. C'è il suo sangue sulla mia mano. Il suo sangue non è un fantasma. Guardate il suo sangue. Che aspettate? L'imparati. Avanti. Su. Cercatelo. Avanti. Non avete nulla da temere. Non è un fantasma. Avanti. Rod. Cercatelo. Avanti. Rod. Forza. Rod. Rod. Questo è il suo sangue. E questa è la sua pistola. L'ho disarmato. Sono stato bravo, vero Rod? Vero, sono stato bravo, dimmi Rod. Presto, Brett. Illumina ogni angolo del villaggio. Non perdere tempo. Muoviti. Ehi, Nick. Guarda anche sotto il carro. Va bene. E se ci trovo un fantasma te lo presento. Thank you.
Trovato nulla? No, Brett. Andiamo. Dick, ci credi tu al fantasma? A me tutte queste storie di c'è e non c'è mi sono proprio arrivate. Non vorrei fare la fine degli altri. Hai ragione, amico. Non sei il solo a pensarla così. Parliamone con gli altri. D'accordo, ne parleremo con gli altri. Tanto qui non c'è nessuno. Andiamo. Mi stanno diventando nervosi. Ne hai parlato al padrone? Io non so proprio più come tenermi. Ehi, Brett! Noi ce ne andiamo! Siete stati pagati per questo lavoro. E lautamente! Ora non ve ne andrete così. A questi ci rinuncio. Brutta carogna. Lascia stare, Brett. Siete liberi d'andarvene se volete. Fate pure. Buona fortuna, signor Murdoch. Tu non te ne vai. Siete una massa di pecoroni. Avanti, scendete da cavallo. Il primo che se ne va si becca una pallottola. Abbiamo fatto solo il suo gioco. Ormai ci conviene attendere il giorno. Sgombrami qui davanti, Brett. Datemi una mano, ragazzi.
Tu vai nel retro. Sì. Gli uomini sono tutti a posto, signor Murdock. Molto bene, Brett. Manca poco all'alba ormai. Non ci sfuggirà. Non si può uscire, signorino Jung. Suo fratello non vuole. Mi dispiace, ma è un ordine. Volevo andare in chiesa, ma non fa nulla. Io... Prova a parlare se ci riesci. Dai! Dove sono le tue belle parole? Hai perso, grand'uomo! Per te è finita! Non ti salverai! Non ce la farai! Non ce la farai! Non ti salverai! Voglio fare un bel regalo a mio fratello. Una bella sorpresa gli voglio fare. Hai perso, grand'uomo. Non ci riuscirai. No.
Signor Murdoch, suo fratello, io credo che sia andato in chiesa. È andato a cercarlo. Presto, Brett. Hugh! Hugh! Cercate me. Buongiorno, Murdoch. Potrebbe essere il tuo, Django. Devo solo riparare un errore commesso 16 anni fa. Sono qui per questo.
Django! Django, dove sei? Django! Aspetta, guarda, guarda quanti dollari. Lasciami venire con te. Basteranno una vita. Ho già avuto una vita. Ma... Ehi! Aspetta! Non puoi rifiutare! Fermati! Django!